Buonasera da parte del telegiornale di TSD. È iniziata da Bibbiena la visita casentinese della vicepresidente della regione toscana Stefania Saccardi. I temi sul tavolo: aree interne, problematiche della montagna, sviluppo, sanità e forestazione. Sulle aree interne la vicepresidente ha proposto di lavorare sulla progettazione, un punto sul quale ancora oggi i territori sono più in difficoltà. Si è parlato anche di forestazione, sia dal punto di vista degli operai forestali, del fondo unico, ma anche dell'economia forestale del territorio, evidenziando il problema della sentenza del Consiglio di Stato che costringe le aziende in molte aree a ricorrere a un ulteriore passaggio burocratico, ovvero il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La vicepresidente della Regione Toscana ha fatto presente l'impegno della Regione su questi temi. Una parte degli utili del 2020 di Estra e di Coingas, raddoppiati rispetto al 2019, sia destinata ai bisogni del territorio aretino. L'invito è avanzato da ACLI, ARCI, MCL, che all'indomani della presentazione dei bilanci della holding chiedono di prevedere strategie e iniziative di sostegno a persone e famiglie che vivono situazioni di precarietà e di povertà gravate dall'attuale emergenza sanitaria. La proposta è di destinare parte di queste risorse ai servizi della Caritas della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, che ogni giorno fornisce assistenza a decine di persone. ACLI, ARCI ed MCL chiedono anche ad Estra di valutare nuove modalità di aiuto, prevedendo ad esempio ulteriori riduzioni delle tariffe delle bollette o una sanatoria delle morosità per le famiglie con comprovate criticità economiche. Da oggi in libreria, perché avete paura? Non avete ancora fede? Nel volume a cura del Dicastero Vaticano per la comunicazione riviviamo le parole e i gesti di Papa Francesco nella straordinaria preghiera del 27 di marzo scorso, con tutto il ricco magistero che ne è poi scaturito. Vediamo. Nell'anno che ricorda e celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la Fondazione Guido d'Arezzo propone l'iniziativa Un Dante al Dì, che partirà giovedì 25 marzo. Sulla pagina Facebook Un Dante al Dì, ogni giorno fino alla fine dell'anno sarà pubblicato un video di cittadini, studenti, artisti, personaggi pubblici che leggeranno alcuni versi dei canti della Divina Commedia oppure sonetti del sommo poeta. Ad iniziare questo progetto è Enzo Ghinazzi in arte pupo, che leggerà uno dei più famosi sonetti della Vita Nova Dantesca, tanto gentile e tanto onesta pare. Le fortificazioni di Sansepolcro, con la storia che custodiscono e la loro bellezza, saranno le protagoniste di una diretta web in programma domani, giovedì 25 di marzo, sul canale Facebook Maremma in diretta. Nell'ambito del ciclo di incontri dal titolo Le vie dei medici, ispirata al libro e al progetto di Patrizia Vezzosi, intitolato Le vie dei medici, Grand Tour Mediceo, dalla prossimità
all'Europa. Anche Sansepolcro ha un legame con la famiglia dei Medici, rappresentato appunto dalle fortificazioni. La diretta, in programma dalle 19 alle 20:30, avrà come protagonista l'itinerario numero 4 del libro di Patrizia Vezzosi, quello che è compreso tra l'Aretino e la Romagna. Gli itinerari medicei sono infatti 10 e la trasmissione li sta ripercorrendo uno ad uno. Siamo arrivati al focus di questa sera, dedicato all'andamento della pandemia nel nostro territorio, con il sindaco di Arezzo che ci aggiorna appunto con gli ultimi dati. Allora, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.